Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino oggi colorato di bianco. Qualche giorno fa ha cominciato a nevicare, quindi ha un po' colorato il nostro santuario, per raccontarvi cosa accadeva nel 1922. Beh, c'è una situazione un po' strana che vive Padre Pio da Pietrelcina, lo descrive al suo direttore spirituale, Padre Benedetto. Intanto gli racconta quello che sta accadendo in convento e dice: noi qui siamo tutti colpiti da sorella incortese l'influenza, quindi stiamo tutti male nella comunità dei frati minori cappuccini. Però quello che ci vuole raccontare Padre Pio attraverso questa lettera del 1922, del 20 di febbraio, è la sua grande sofferenza dall'idea che Dio è irritato contro di lui. Infatti lui scrive: Padre mio, aiutatemi con le vostre e con le altrui preghiere, quanto non vorrei sentire questa pena amarissima. Ho lasciato tutto per piacere a Dio, per suggellare il mio amore a Lui, ed ora, oh Dio, quanto mi riesce amaro non sentire nell'intimo del cuore che Egli è irritato contro di me. Non posso, no, trovare pace alla mia sventura. Il mio cuore tende irresistibilmente verso il suo Signore con tutto il suo impeto, ma una mano di ferro respinge sempre. E ancora Padre Pio continua: figuratevi un povero naufrago abbracciato ad una tavola del bastimento, cui ogni fiotto ed ogni folata di vento minaccia di annegare. O meglio ancora, scrive Padre Pio, figurate il mio stato presente simile ad un infelice condannato a morte, che si sente il cuore palpitare continuamente perché attende d'essere da un momento all'altro trascinato al patibolo. Mi fa soffrire persino nella più alta notte, quando più che mai mi sforzo di trovare il mio Dio. Ne rendo grazie a Dio, però, che di questo mio stato nulla fa trapelare al di fuori.